Nonostante l'installazione delle nuove reti di recinzione con un'altezza di 2 metri, continua la strage di daini in via della Veneziana a Fregene. Questa settimana è morto un altro esemplare, il settimo negli ultimi mesi, investito da una vettura che si trovava a transitare nella principale strada di accesso a Fregene Sud. La strage dei daini non si arresta. E non si arresterà mai con questa situazione attuale. Quindi, secondo noi, è essenziale chiudere i varchi immediatamente. Mettere la strada in condizioni di essere fruibile a 30 km orari, una volta che ciò è stato fatto, illuminare con i pali, con i fotovoltaici, come hanno fatto davanti al Parco Aventura, in modo che i varchi siano illuminati, e poi, se le condizioni sono ottimali, riaprire, segnalando il più possibile. È anche fondamentale interrompere questo sterminio, perché insomma è peccato mortale. Gira, gira, vedrete che qualche daino entrerà in qualche parabrezza di qualche macchina e lì poi succederà la fine del mondo. Beh, la situazione ormai è drammatica. Siamo arrivati veramente alla mattanza dei daini. Nell'arco di nemmeno 2 mesi ci sono stati 7 daini uccisi e in questa settimana ci sono stati 4 avvistamenti dove sono state anche filmate tutte quante le cose, dove ci sono i daini piccoli che entrano in mezzo alla strada e la gente fortunatamente ha iniziato ad andare piano, si ferma e nulla uccisi, anche se l'altra settimana c'è stato l'ultimo. Quindi non sempre riescono ad andare piano, specialmente in una strada dove non è illuminata. Quindi che dire, siamo amanti degli animali, cerchiamo di fare qualcosa per loro, oltre che per le persone che amiamo anche esse. Lei abita proprio qui. In via della Veneziana io preferirei una cosa, secondo me, dopo che hanno finito di mettere in sicurezza gli animali, è giusto che mettano in sicurezza anche i cristiani. Via della Veneziana è un'incognita dalla velocità che c'è. In questi giorni, intanto, è in corso una campagna per il censimento dei daini rimasti da Fregene per Canale 10 Paolo Leone.